Allora, no, due cose. Uno, i politici, perché io seguo anche, come si chiama, Cirio, perché mi sono affezionato alla rassegna stampa di Cirio la sera, che lui Come c'ha, sta andando la malattia? no, ma lui non c'ha niente, in realtà c'ha il virus quello Asintomatico, quello che vorrei anch'io. minchia, ti passa via. Cioè lo Comunque, prendi, ti fai il sistema immunitario. in realtà non Sì, è ma vero, perché c'è. non è detto una cazzata. Ah Sì? sì? Allora non lo voglio. Non è dimostrato che te una volta che lo prendi poi non lo riprendi. Difatti, Si vede che ho spento. anche lì Madonna. lo stratega del premier inglese dice: ok, facciamoli ammalare tutti, quelli che sopravvivono sono immuni. Ma Madonna. no, non è detto. Cioè, muoiono se lo prendono la seconda volta, magari. Cioè, Madonna, cazzo. comunque ci vuole del pelo Sparo. andare in televisione a dire perderete qualcuno dei vostri cazzi. E sti cazzi, Ah, no, sì. Comunque, insomma. gli inglesi sono a Sparta. Sì, ho capito Sì. Sparta, però non stanno andando in guerra, cazzo. Cioè, quella è la differenza. No, comunque volevo dirvi che mi sono affezionato alle dirette di Cirio perché ogni sera ha una camicia diversa. Se andate sulla sua pagina vedete tutti i vari abbigliamenti ed è un omino. Secondo me, Spodesta Conte. So che Anche lui non ha il tira suo. figa a pacchi. Secondo me sì. Cioè, io non sapevo neanche Sì. che Vabbè, faccia avesse, però. un bell'uomo, No, se c'è un è un bell'uomo. bell'uomo, ma tutte le. Tra l'altro. Perché poi è tipo casa Cirio, perché lui racconta che tipo è in casa, metà casa ci sta lui, metà casa la famiglia. E non so, Cioè, gli penso. hanno messo una Ma campana penso è intorno. chiuso tipo in una libreria, una roba del genere. Vabbè, è già fortunato, dai. È come Riesce a me che in un. dividere la casa a metà. Madonna. Va bene. Gli fanno passare il cibo Secondo dai me il cibo e le genitori. camicie passano solo. Però ce l'ha tutte belle stirate, belle. Cioè, una volta c'è la camicia rosa, una volta la camicia azzurra. Quindi solo camicie stirate e le schiacciatine a mangiare che passano sotto la porta. Esatto. E Va bene, la camicia capito. aperta quasi fino sul petto, cioè a Le dire schiacciatine, uomo quelle che mangiavi vero. a scuola. Buone che erano. Buone, vero? Tantissimo proprio. Quanti Vabbè, ricordi. quindi io sto già perdendo il filo del No, discorso. e quindi no, volevo portare l'attenzione su questa gente che normalmente nessuno se li rifilerebbe dopo l'elezione e con i social sono diventati, con ovviamente La malattia, lo la malattia, sono coronavirus. diventati famosi comunque, cioè nel senso. Ma io porterei anche l'attenzione su due altri fatti. Uno, Sì. non so se avete già iniziato a vedere il tizio, quello lì che tutti i giorni fa un'imitazione del Festival di Sanremo dal balcone. Sì, no, non l'ho visto quello. Madonna, è un Lì fenomeno. sono colpi, eh. È un Sono colpi. fenomeno, sì. No. E poi porterei l'attenzione sul fatto che quante persone vedete in diretta adesso? Cioè, le dirette Quella era dove. un'altra cosa. Sì, Mai tantissime. nessuno le fa. E invece Beh, adesso, pam, tutti in diretta. l'esempio più lampante e che secondo me funziona tantissimo è la nostra collega di Capitolo Chiara? Ha Chiara, la libraia. fatto un gruppo. Libreria chiusa e di necessità fai virtù e ha fatto un gruppo, quello che stava dicendo Fabio, su Facebook e funziona parecchio. Eh sì, c'è anche tua moglie lì in mezzo, visto? Sì, c'è anche mia moglie che è una commentatrice, ha tirato fuori il giochino dei libri impilati. Quella Quella era una roba che avevo visto su Twitter qualche anno fa. Era su Twitter, difatti. Ah, Sì, era ok. partita da Twitter. Lei l'aveva Fighissimo. scoperto lì. Riciclo. Influencer. Sì. Marocco Reci-influencer. Family Influencer, mi piace. No, in Quindi realtà. potresti partire con l'Ice Bucket Madonna. Challenge adesso. Siamo i nuovi Ferragnez, io mi rendo già paura. Madonna, Difatti c'ho Leone lì per terra che sta disegnando. Ciao e ne Ander. ha Di mangiato ciao. sapone lui. Eccolo, vedi? Ma questo è Nea. Pazzesco. No, Enea dice ciao, ma non lo dice con concezione di Però dice causa. cacca bene. Dice cacca bene, culo, perché gli era insegnato quello scemo di suo fratello. Bravo, E uno. Anche la mia mangia il dice. detersivo. Mangia il detersivo è la novità della settimana, insomma. Belli dentro e puliti fuori. Porca troia.
Fantastico. Bello lucido, a lui gli fa un cazzo il virus. Hai preso il virus, sciacquati bene. Magari ha scoperto la soluzione, è solo mangiare il Dash. Soluzione, proprio... bravo, bello. Oh, bella battuta, bello, bello. No, è vero, tra l'altro... Dimmi. No, no, di. No, io ho notato, tipo sta settimana non ho fatto una mazza online, di solito sono sempre lì a rompere le palle online, non ho fatto una mazza e sono aumentate le visite. No, fantastico. Che fine ha fatto? Non so se andremo in video o soltanto in audio, ma vedere la faccia di Mattis così soddisfatta mentre rideva. Madonna. Ma poi no, Fabio con l'inquadratura a tre quarti, raga. Come l'ori del santo. Eh no, ma perché vi ho messo sullo schermo qua, così. Sto dritto qua, così. Perché la webcam è qua, ma lo schermo è qua. Però posso stare qua a guardarmi. Che bello. No, è fantastico. Però effettivamente c'è chiunque online. Cioè, è una roba... Ma figuratevi che ho... Tipo un'associazione a Savigliano, gli ho consigliato, ho fatto anche le dirette, eccetera. Questi qua mi hanno preso in parola. E adesso hanno tipo 4 live al giorno. Ma è una televisione, ma non solo loro. Cioè, non è che gli ho detto sul segreto di Pulcinella. Al momento che sono tutti online... Tra l'altro se cade internet in Italia, ciao. Ma difatti, cosa stavo cercando di dire prima, in questo periodo è aumentato anche il lavoro da casa, lo smart work. Caspita, pensare che io non ho fatto una puntata la settimana prima Minchia, che sfiga. L'ho scoperto io lo smart work. A 18 anni che faccio smart work. Ecco Mattis, fai Pippo Baudo. Fai Pippo Baudo che ha scoperto. Ho inventato io lo smart work. Ecco. Bello, bello. Che momenti altissimi. No, però obiettivamente a alcune aziende permette, cioè, permette di lavorare nonostante tutto. No, no, lo so. Tutto. L'internet aiuta, insomma, quindi ci può essere la libraia che, ok, ha il negozio chiuso, ma cerca di ricordare alla sua clientela che esiste tramite le dirette. C'è l'impiegato o l'informatico di turno che può lavorare da casa tramite i sistemi di teleassistenza, i VPN o queste cose qua. E ci siamo noi che facciamo i cialtroni a registrare. Ovvio. Che tra l'altro... Però se mi permetti, il discorso della libraia è ancora diverso. Perché lì mi sento un po' chiamato in causa perché cioè, mi sono subito prodigato per Chiara. L'ho scoperta io, Chiara! No, mi sono prodigato per, è diverso. Ah, ok. Lì il discorso non è ricordare alla gente, eccetera. Siamo a un punto diverso della relazione fra cliente e acquirente, cioè e chi offre il servizio. Cioè, Chiara è più un discorso di io vado in libreria perché c'è lei. Esatto, sono d'accordo. Un riferimento, sì. Sì, non è una questione di io vado in... cioè mi compro il libro e quindi devo ricordare al mio cliente che ci sono con i libri. Lì siamo già un fatto di relazione proprio di tipologia di relazione, nel senso, mi spiego meglio perché sennò diventa una supercazzola sfanfarata in 4 ottave. Sì. Lei è il valore aggiunto del suo servizio. Ovvio. Il modo che ha di fare, la certo. Passione che ha per il lavoro che fa, eccetera, eccetera. Chi sì, viene però, proprio da starla ad ascoltare. Però in questa anche... maniera, lavorando in questa maniera anche sui social, coltiva quel valore aggiunto. Esatto. Sì. E soprattutto quello che le ho detto nei giorni scorsi è tu adesso stai coltivando questo gruppo per una questione di necessità, ma questo gruppo sarà uno strumento utile anche dopo. Certo. Adesso è fondamentale, dopo sarà utile. Sì, sì. Sarebbe bello, dato che è diventato un caso studio, farle la piazzata, mandarle il link della call e vedere se partecipa. Farebbe molto ridere. No, la mandi in crisi. Esatto. Però farebbe ridere lo stesso. Sì, sì. Sì. Beh, però sta... Con la dovuta... cioè, glielo diciamo prima, la invitiamo la prossima volta. Con le dovute maniere. cosa pensate... da qui alle prossime settimane, tolto il discorso coronavirus,
il modo di lavorare di tutti quanti potrà cambiare una volta che assaggi il biscottino del lavoro da casa, oppure si ritorna tutti a quello che si faceva prima e buonanotte? Bella domanda. Allora, io ti rispondo per quello che avevo già pensato io, nel senso che io lo facevo proprio per una questione di avere più contatti e volevo già fare videoconferenze, one to one nei corsi, eccetera. Non così tanto, cioè, diciamo. In maniera drastica. Esatto. Una scelta spintanea. Sì. Anche meno, direi. Cioè. Sì, va bene, ma... Oh, vuoi che ti noleggio il cane, tra l'altro? Diciamo fuori. Io adesso gli voglio mettere il guinzaglio al gatto. Lo porto fuori. Il guinzo al gatto. No, comunque, quindi cosa dici? Cioè, boh, ci sarà qualche modifica? No, secondo me, no, secondo me, vabbè, cioè, le aziende quelle, diciamo, più smart lavoravano già così. Se prendi tutti quelli che, tanti del nostro campo, io ho anche degli amici che già lavorano informatici in smart work, già da un bel po' comunque, o perché magari hanno avuto figli, allora hanno i permessi, eccetera, e quindi avevano già cominciato a lavorare così, anche per soprattutto banche, cose di questo genere. E secondo me sì, un po', cioè se tu ci pensi, vedi che la cosa funziona, risparmi anche di affitti. Io non fossi un datore di lavoro, non lavorerei a ore, non farei stipendio calcolato a ore, ma a progetti, però lo so che io sono un talebano da questo punto di vista. Sì. Ale? Ma, guarda, ti dico, io ho esperienza di entrambe le situazioni, nel senso che ho lavorato sia a ore, sia a progetto, sia a tutto, eccetera. Dipende dalle persone, dal lavoro, certo. E tante cose, cioè una persona che ha un lavoro manuale per quanto possa è uno smart work non lo può fare. Beh, quello è ovvio, purtroppo. Però sicuramente io penso questo, che non ci sarà un esodo di massa allo smart working sicuro, proprio garantito al limone, perché le abitudini a perderle è difficile. Però sicuramente tanta gente si renderà conto di aver fatto fare dei chilometri assurdi ad altre persone, giusto per abitudine, quando i mezzi in realtà c'erano già. È un po' come tutte quelle applicazioni tipo, Satispay, Marchetta, quindi mandatemi le bombe su Satispay. Dottor Satispay. No, però, Satispay, non lo uso, no, sbatti, che palle. Poi lo usa un tuo amico, lo usa l'altro e inizia la pandemia dell'app. Madonna, la simpatia. il gelo. Però spero che per altre cose un po' inizi. Io qua ho il mio cugino che praticamente si è trasferito qua vicino a me in questo piccolo paesello all'inizio di tutto questo disastro, perché... Non quello che sotterra i morti. No, un altro, perché io ne ho tantissimi. Lui praticamente lavora per un organismo che si occupa di certificazioni alimentari a livello mondiale e per l'export italiano. Quindi è un lavoro molto, molto, molto... che richiede molti spostamenti. Però lui mi diceva, cavoli, mi facevano andare da Parma a Bari per delle stronzate, che guardavamo una roba tutti assieme un'ora e mezza... E io però mi sparavo un giorno di viaggio su e giù. Su tante cose, secondo me, adesso la gente prenderà abitudine. Sì. Io spererei, ma so che il sistema burocratico è un leviatano, spererei che a fianco alle ore di permesso e a fianco alle ore di ferie venissero inserite delle ore di smart work. Sì. Se ne è possibilità, sì. C'è anche un altro problema, dipende sempre anche dove abiti, perché ci sono delle zone che internet fa schifo. Certo, con le dovute proporzioni, ma io sono già in una di quelle, infatti penso che il mio collegamento rispetto ai vostri faccia veramente cacare. Però, ma guarda, oggi c'era Inter che ballava, comunque stamattina.
Quindi ma anche non è perché le reti sono comunque cariche in questi giorni, è vero. Io viaggio su parabola, quindi sono un po' più alternativo. Ma sempre di rete consumata si tratta, quindi cioè, il carico è quello. Basti pensare che oltre alle persone che lavorano in smart work ci sono quelle che sono a casa e quindi utilizzano il Netflix e il gioco online, lo streaming, e tra l'altro mi voglio agganciare ad un'altra notizia, ragazzi, che mi ha colpito. Cosa fai, Ale? Dimmi. Che non siamo riusciti a giocare a FIFA una sera, va. Lo so, FIFA 20 fa cagare, i server che no, fanno cagare, certo. E poi dopo magari passiamo ancora a parlare quello, ma la notizia che mi ha colpito è di 3 giorni fa. Coronavirus. Pornhub offre il servizio premium gratis per tutto il mese di marzo. Forza Italia, we love you. Ok. Sono dei geni del marketing. È ovvio. Un commento. Cazzo, hanno fatto solo bene. Cioè, hanno fatto solo bene. C'è un cugino di mia moglie che è andato a vivere vicino alla ragazza, lui di Bari, è andato a vivere in Toscana vicino alla ragazza, ma non così vicino da potersi spostare. E quindi ha detto, ha fatto il... Usa Pornhub, la ragazza gli ha scritto online, fatto bene. Cioè... Ma tra... anche per mantenere tutto oliato, tutto funzionante. Cioè... Tra tutti i milioni di ascoltatori del Mattis, sì. Uno che in sincerità viene a dire, ok, è vero, l'ho provato. Avete provato a vedere se Pornhub ha dato il premium gratis? Ah, non ho ancora provato io, in effetti. Neanch'io, glielo vorrei. Ecco, c'è qualcuno che l'ha già provato? Lo dica. Bon, ma solo per curiosità, altrimenti proviamo noi, facciamo una puntata su quello se volete. A poi. Però si può dire che quando si è del mestiere, questi gesti qua che da un lato fanno scattare il sorriso, eccetera, eccetera, in realtà sono delle tattiche di marketing molto ben studiate. Caspita, certo. Sì, certo. Instant marketing, questa manetta. Uno. Sì. Due, cosa succede? Tu praticamente dai l'accesso ha una nuova modalità del servizio, l'utente si abitua ad avere quel tipo di accesso e poi cioè, sulla percentuale qualcuno convertirà. Quindi in questa maniera qua sicuramente alla fine del mese, alla fine dell'anno, Pornhub avrà più nuovi utenti premium all'interno della piattaforma. Quindi certo. È geniale, ma non è la prima volta. Il premium cos'ha? Tipo dei video in più lunghi, completi? Sì, sì, okay. Sì, esatto, ci sono quelli in 4K. No, me l'ha detto un mio amico. Più lunghi non, più lunghi non serve. Anche lì me l'ha detto un mio amico. Cioè. sono video da 5 minuti, compreso la sigaretta. Hai voglia. Quante volte con le anteprime, oi oi. ho fatto cose in quei 5 minuti. È bello, okay, però non è la prima volta. Pornhub ci aveva già stupito con gli abbonamenti Lifetime, ad esempio. Sì, poi ha fatto il negozio temporaneo, ha fatto di robe Pornhub, le magliette... mi ricordo tipo il tizio che gli era stato sgamato dalla madre a guardare i porno, gli è caduto il computer, lui Pornhub gli ha regalato il computer, tra l'altro facendogli fare una figura di merda atomica. Ma non solo, ad esempio Salmo aveva fatto uscire il primo video del suo nuovo disco, l'ultimo disco che è uscito recentemente, il teaser era uscito su Pornhub. Si vede che sei giovane. Piattaforma. Si vede che sei giovane. Citi Salmo. Salmo. Però quelli di Pornhub sono dei geni. Però questo non è smart working, ma è smart fapping. Bravo, bella battuta. Grazie. Madonna. Proprio in forma. Cosa stai bevendo, Ale? Coca-Cola. Sai che sarà un mese che non bevevo una Coca, mi sta dando alla testa. Bella Madonna. Vai. Crisi super glicemica. Veramente. Ma tipo, voi riuscite a lavorare quindi tranquillamente? Sì. O avete anche migliorato con lo smart working? Sono più tranquillo. Riesco a lavorare meglio forse. Allora, vabbè. Il mio grosso limite è che essendo curando la parte tecnica, se la macchina è proprio rotta che non si accende, mi fotto e devo andare sul posto.
Però per le assistenze in remoto trovo che sia più semplice e più comodo, perché in ufficio siamo più incasinati, c'è un vai e vieni continuo, non riesci mai a concentrarti sul lavoro. E per alcune cose noto che praticamente sono più produttivo. Poi è logico, è scomodo perché i colleghi non li hai a portata di mano, ma ripeto, non li puoi picchiare. No, non li puoi picchiare, ma ci sono 25.000 chat, c'è Slack, c'è Skype, c'è Telegram, ci sono 25 milioni di modi di comunicare. Con il cloud ti passi i file in mezzo minuto, nemmeno, cioè è proprio come averli in ufficio. Obiettivamente è molto semplice, per alcuni versi mi migliora. Io sto trovando faticoso più che altro, lavorando anche con scuole, eccetera, e cercare di convertire chi proprio non gliene frega niente di essere convertiti al digitale. Cioè, gli dici anche, gli fai il video tutorial, gli devi cliccare lì, hai solo da che ne so, Zoom, devi mettere un codice, sì, o cliccare un link. No, non lo fanno. Cioè, zero. Su quello c'è trovato una resistenza che non mi immaginavo così tanto, visto che arriviamo comunque tutta gente che ne so, l'account Facebook ce l'ha, quindi se dici scrivi un post, sai cosa vuol dire. Adesso fai un video e lo posti, sai cosa vuol dire. Bravo. Te come ti trovi, Ale? Tutto bene? Ma Le io video? la No, no, la mia azienda diciamo che è nata con lo smart working, cioè è su questo, l'abbiamo basata fino a poco tempo fa. Posso Poi dire ho. solo una cosa? Complimenti per aver preso l'ufficio nella settimana giusta. Stavo arrivando lì, ho avuto tempo di aprire un ufficio per chiuderlo. Cioè. Lo pago affitto! Ma porca bastarda! Cioè, la mia collega si è sbattuta come una matta per riuscire a aprire sto ufficio e tutto, e niente, l'abbiamo dovuto chiudere perché Hai già praticamente. messo l'avviso fuori dalla porta o No, niente, ho messo niente, non ci andiamo e basta. no? Beh, ci Però ti andrete dico, poi, no? si Sì. spera, se non esplode il Io do giochino ancora insieme. 2 settimane e poi basta. Io non ce la faccio più a stare in casa. 2 settimane No, poi vabbè. comincio a leccare la gente in giro pur di uscire. No, vabbè, io qua ho fatto 7-8 km a piedi perché abito in un comune montano, un po' montano, pedemontano si dice, quindi sono un po' più tranquillo. Qua non c'è tutta sta psicosi, va detto. Bon, domani lo arrestano. Ma semplicemente non ho incontrato nessuno camminando. Questo anche può essere un problema. Io ho i carabinieri davanti Cazzo casa abiti a stamattina. Silent Hill? Ah sì? Oi, oi. Io sì, stamattina avevo i carabinieri. A mezzogiorno c'erano davanti casa, che c'è una specie di anfiteatro che hanno fatto qua. La gente portava a pisciare il cane e i carabinieri li fermano. Pazzesco. Già, ma facevano i ritrovi con i cani, trovavano i barboncini lì. No, non so, i barboncini, i trovatelli. I trovatelli li prendevano e li accappiavano e li portavano in giro. Cioè, ormai è caccia al cane. No, però tornando Ripeto, lo sull'argomento smart affitto è mio. working, voilà, Sì. eccolo, cioè, non perdi tempo. No, Ma no. tornando sull'aspetto smart working, ti dico, noi abbiamo avuto dei lati molto positivi e molto negativi, perché ci sono in effetti. Quelli molto positivi sono il fatto di poter lasciare i collaboratori far sì che si organizzino il tempo. Questo cosa comporta? Comporta soprattutto una propositività di chi lavora, perché se si può gestire, se si può fare le sue cose, allo stesso tempo quando poi si dedica al lavoro è propositivo alla stessa maniera. E quello è un dato di fatto e l'ho potuto riscontrare. D'altro canto, ad esempio, quando devi inserire una risorsa all'interno dello staff, lo smart working può essere un po' pericoloso, ma non è quello, non è perché la risorsa non è, come dire, responsabile o non è una persona che si dà da fare, eccetera. Anzi, tutt'altro. Però quando deve apprendere dei processi, quando deve apprendere delle pratiche, delle cose, è meglio esserci, Sì, non c'è ok? quell'affiancamento che altrimenti sarebbe utile per velocizzare tutto quanto. Esatto, diciamo che lo smart working secondo me è un'ottima alternativa quando un lavoratore o professionista o imprenditore è molto inserito e non ha la possibilità sempre di essere presente e soprattutto magari è un'ottimizzazione di tempo.
è quello che io punterei, più che sulla possibilità di chissà che cosa, fare chissà che numeri, perché in questi giorni stiamo forzando la tecnologia e lo sviluppo e l'apprendimento tecnologico per una necessità. Però dal punto di vista culturale io spererei che lo smart working diventasse un modo per ottimizzare il tempo, perché la tecnologia per me è quello. Ma assolutamente sì, era quello che ho detto prima, il mio obiettivo, cioè nel senso, per me ad esempio fare più corsi, fare one to one, non c'è bisogno che vado a cane catti a fare... Hai pagato, hai schesciato? Hai pagato? No. Oi oi, allora qualcuno ha schesciato per te? O ti hanno schesciato? Love it. Grazie, continuate a sostenermi. Grazie Zoom. Sarà tutto... te, te ho offerto il signor Zoom? No, non ho fatto niente. Sarà per ho fatto il video quello 2000 visualizzazioni e quello su YouTube. Quello che ho fatto a Marchetta. Non lo so. In realtà è lo stesso account, potrebbe anche. No, non credo. Ah, vedi, Ale, conoscere gente sì. famosa ha i suoi vantaggi alla fine. Noi conosciamo Fabio, possiamo stare su Zoom le ore che vogliamo. Va che roba, va che roba. Adesso... a lavorare con i WIPS, vedi? Ma concludendo, quindi, l'argomento uno era lo smart working, l'altro sì. qual era? L'altro non c'era, cioè non è, l'altro era Cirio. Tema libero. No, no, in realtà un altro argomento è i programmi per... videochiamarsi, perché in questi giorni ne ho provati veramente 700. Sì. Alcuni fighi, tipo Zoom, ovviamente uno dei migliori da questo punto di vista, non tanto per, come dire, per quello che fa. L'accessibilità. Perché, sì, è perché per uno che non è capace gli dai un link, ci clicca sopra, che obiettivamente si può fare anche con Skype, cioè nel senso poi c'è, sì. c'è la modalità riunione, fa la stessa identica cosa, quindi regista e tutto. Però se posso dire, Zoom rispetto agli altri che ho provato Skype, Skype for Business, che alla fine è sempre la solita minestra, e poi dopo quello di Cisco, che adesso non mi viene in mente come si chiama. Ah, l'ho provato anch'io quello lì. Non me lo ricordo il nome però. Anch'io. Zoom è quello che è nettamente più ottimizzato. Oggi ho fatto una videochiamata con tre persone su Skype, è stato veramente un delirio, è stato difficile capire, sì, con Zoom non c'è mai un momento, a meno che tu non abbia proprio una linea pessima in cui perdi la nitidezza della voce o dell'immagine, è proprio un ottimo prodotto, calcolando che poi è gratuito con i limiti che ha, ovvero la mezz'ora o quello che 40 minuti. A meno che non ti mandano le cose. Esatto. Marchette a parte. Qualcuno schesci. Esatto. Però calcolando che è un prodotto gratuito, secondo me va proprio tanto bene. Bel prodotto. No, va benissimo. Io ho provato, Zoom, Skype, Duo, che non avevo mai provato. Duo mi ha fatto proprio cagare. Ringraziamo i produttori di Duo. Che è Google. Potevano evitare. No, l'avete provato Duo? No. Allora, prima cosa, la cavolata di Duo non puoi usarlo in gruppo da fisso. Si chiama anche Duo però, anche ho capito, ma da smartphone puoi, allora scusa. Cioè... Altrimenti avrebbero chiamato... Tanto vale che faccio la videochiamata. Trisom. No. No, tanto vale allora che uso WhatsApp, che è fino a 4 mi sembra. Che... fino a 4. Sì. Quindi... Per aspetta, i più curiosi, il prodotto di Cisco si chiama WebEx. Ma esatto, non lo usavo in banca. Lo usavo in banca, sì, ma costa un ciulo quello. Sì, proprio perché costa un ciulo dovrebbe essere il migliore, ma... Sì, poi puoi collegarlo ai telefoni. Ma a parte quelle le videochiamate che ormai tutti avranno fatto la ricerca, programmi per videochiamare, eccetera, certo. Quindi l'allero. Io ti direi, una cosa utile da dire alla gente sono i programmi per lavorare, effettivamente. Ah, sì. Quello è un argomento che viene sempre un po' dimenticato, perché parlano tutti di smart working, di come fare i meeting, eccetera. Però ci sono diversi strumenti utili, su tutti, Telegram. Ah, beh. Sì. Tetto del mondo. Cioè, Telegram è proprio la roba più
Telegram, WhatsApp col cloud e sti cazzi. Cioè... WhatsApp col cazzo, come dico sempre io. Dai, adesso dico una cosa, così due sapientoni mi pigliano per il culo. Ho scoperto ieri su Telegram, grazie Salvo, i canali. Non sono quelli. Si possono programmare i post? Sì. Sì. Che figo. In realtà fino a un po' di tempo fa non si poteva, però adesso... No, esatto. Adesso sì. Ma poi su Telegram ci sono infinite funzionalità, la cui più importante è il fatto che si macina qualunque tipo di file e di qualunque tipo di grandezza. Forse c'è il limite a 2 giga, non lo so, però... Sì, madonna, però... limite a qualche giga, mi sembra. Sì, però sì, WeTransfer, gratuito, capito? Cioè... Sì, sì, WeTransfer che non scade, cioè io della roba con i clienti me la faccio mandare lì e sta lì, cioè nel senso, sì, quando voglio... Esatto, lo uso come cloud con i clienti, o che ne so, tipo chi mi deve mandare degli audio, delle cose. Tra l'altro gli audio è una figata perché se tu fai partire il primo funziona tipo playlist e quindi ti ascolti tutto. L'ho usato un casino. Quello anche WhatsApp, quello anche WhatsApp. Nell'ultima versione sì, però prima no. Sì. Cioè, però poi la cosa figa è che se tu fai delle registrazioni serie, no? Perché sappiamo che se io faccio la registrazione tramite WhatsApp, ad esempio, l'audio viene compresso, così come qualsiasi altro formato di file, certo, sia immagine che audio. Telegram, quindi no. Io devo mandare, che ne so, un file a qualcuno in alta definizione, che sia audio, video o fotografico. Se io lo passo su Telegram, con la giusta accorgimento sia da mobile invece da desk, è una cazzata, cioè proprio da computer ti viene fuori un quadrato bianco che ti dice o qui, qui così. Basta che fai il drag and drop, è fighissimo. Sì, esatto, lì sì. Invece da mobile, ad esempio, se uno fa un condividi classico, comprime. Se invece vai sulla, come si chiama, sulla Clips, allora lì ti allega. Io mi sono scaricato proprio l'app da desktop perché lo trovo anch'io fighissimo. Sì, è meglio. Il link avete sentito adesso, esatto. Ma poi ti permette di fare, ad esempio, le chat segrete, che sono diventate famose perché tempo fa si diceva che i terroristi le utilizzassero. Ossia, sono delle chat che non si possono screenare, non si possono intercettare in nessuna maniera, e in cadono. Più hai la possibilità, scadono, e in più hai la possibilità che i messaggi si autocancellino dopo un tot di secondi. Ora, a me non sono mai servite un granché, però è una funzione figa, già solo da raccontare. No, certo. Senza parlare dei canali. I canali, i bot, ci sono dei bot fighissimi. I bot, sì, quelli per le round chat, ad esempio, sono fighissimi. Ma i bot in realtà sono una delle cose più vecchie, perché lo usavo già 6 o 7 anni fa, già che c'erano dei bot, tipo uno utilissimo da mettere nei gruppi, lui traduce tutto quello che scrivi come se parlasse Jovanotti. Quello è uno ti mette le F con la pippola, ti mette le F al posto delle S, è bellissimo. Caffo piffa, è una delle cose più utili. Cioè, ho un gruppo con un mio amico, siamo io, lui e 7-8 bot praticamente. Vabbè, almeno non siete soli. No, difatti, no, però è figo. Ognuno dice c'è Spacco Bot che ti insulta. Spacco Bot, sì, ce l'ho anch'io, bellissimo. Spacco Bot. Ma poi altri mezzi, tipo io usavo per lavorare anche Trello qualche tempo fa. Trello è soprattutto per i lavori un po' più creativi, mi permetto. È una bacheca che permette di raccogliere proprio le idee, eccetera. È un po' più forse orientata verso quel tipo di settore lì. Però è ottimo, perché quando ti devi scambiare degli spunti, specie sui lavori a progetto, come dicevi tu Fabio prima, può essere molto utile. Assolutamente sì, io l'ho usato pochissimo, perché usarlo da solo non è che... Cioè, se lo usi con altri è figo. Ha fatto la stessa cosa, ma non gli è venuta bene Google con le attività che ha aggiunto sul calendario. Però non è un granché quello. Non è un granché. Invece Slack lo conoscete? Lo usiamo noi come chat interna in azienda, e anche lui ha la comodità che puoi creare diversi gruppi, l'invio dei file che poi restano stoccati in memoria sul cloud, sulla nuvola,
ed è comodo, 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 perché puoi allegarci anche bot, molto utile. Provate a guardarlo, ma lì soprattutto per uso professionale lo stiamo trovando comodo per organizzare programmatori, tecnici, un bel prodottino, anche quello è gratuito. No, non conoscevo quello, quello lì non lo conoscevo. Altre cose, vabbè, a parte i vari... Ah, sì, no, come si chiama? Aspetta, ne abbiamo parlato l'altro giorno. SharePoint. SharePoint. Sì. SharePoint. Tu come lo vedi? Io gli ho dato uno sguardo, eccetera, l'ho trovato un po' incasinato, come... Sì, ma che costa anche un botto quello, cioè un botto rispetto agli altri meno. Ti costa 55 euro l'anno. Solo? Più o meno. Sì, sì. Ah, penso di più. Penso di più. Sì, sì. La licenza base ti costa quello. SharePoint è praticamente l'evoluzione del OneDrive for Business. Sì, è un intranet praticamente. È un intranet. Ti permette di sviluppare intranet, ti permette di caricare veri e propri siti, è un sistema di condivisione molto avanzato. E ma lo vendi? Ce l'abbiamo su un cliente, a dirti la verità. Ok, ok. Perché, ma davvero, o sei ultra strutturato, altrimenti per quello che puoi fare, per quanto riguarda le condivisioni, usi il cloud di OneDrive. Okay. Quello di Microsoft, la versione a pagamento, arrivi fino a 1 tera di spazio, condivisibile. Su 2 tera, mi sembra. Uno solo? Uno. E quindi appunto io posso avere il mio disco dove condivido tot roba, ma te a tua volta hai il tuo dal quale attingi i dati dal mio e in più puoi stoccare anche sul tuo disco, quindi c'è un effetto a cascata che ti permette di avere un bot di memoria. SharePoint invece nelle strutture veramente più grosse ti gestisci la tua intranet targata Microsoft, insomma. Sì. Demone complesso, perché sinceramente è molto complesso, però è pazzesco. Ci sarebbe da studiare avere una persona che gestisce soltanto quello. È proprio ben fatto, però è un po' tipo Bittrex, però Bittrex è più sull'analisi, quello che abbiamo provato è più sull'analisi dei dati, perché poi alla fine serve per quello. E io, se posso ancora dire, un programma per lavorare, perché appunto tante persone che magari hanno il computer in ufficio e si devono collegare da casa in questi giorni per necessità e non hanno il firewall con le VPN, quindi non possono collegarsi direttamente in azienda. Sì, ma parla potabile, firewall con le VPN. Ti devi collegare al PC in ufficio. Oh. Ti dico, scarica un programma che è come TeamViewer. TeamViewer è quello che scarica il tuo tecnico per darti assistenza quando il computer è rotto. Oh, sto capendo anch'io adesso. Però ci sono due prodotti validi, quasi quanto TeamViewer, e uno dei quali secondo me è molto molto bello, perché appunto costa niente. Vero. E funziona sia su PC che su Mac, e si chiama AnyDesk. Mai sentito. La cosa... è proprio bello. Io ce l'ho a Tuano. La cosa bella è che se tu lo installi sul tuo computer e te da un altro PC ti ci vuoi collegare, basta che questo computer sia acceso e davvero in 4 click riesci a farlo. È semplicissimo. Un altro software che numero di connessione, cioè sì, esatto. Un altro software che è prodotto da un'azienda italiana, lo menziono per quello, è Supremo della Nanosystem. Ah sì, forse. Ce l'avete anche sul sito, mi sembra, no? Sì, ce l'abbiamo anche sul sito, lo usiamo. Anche quello lo si installa come servizio, si avvia automaticamente col PC e te, mettendo il numerino e la password, ti colleghi al PC in ufficio. Quindi, per lavorare da casa, ora come ora, bastano davvero pochi accorgimenti e chiunque ce la può fare, chiunque debba utilizzare un PC, insomma. No, certo. Che comunque Supremo è sempre stato un programma e una roba che in diverse, diciamo, applicazioni aveva la funzione di regolare il mondo, tipo anche in questa applicazione qua, Supremo. Allora, per chi non vede, ha fatto vedere il Supremo di Dragon Ball. E la terza è battuta proprio che... Madonna, è la clausura, gli piace, è lì che macina idee. Non... Ti sto di attenzione proprio. Faccio le strategie.
Ricordi, mi ricordi così? Qualcuno? Lo stratega. Madonna. Altre cose? Suggerimenti, dubbi, perplessità? Beh, i vari cloud, secondo me OneDrive, Google Drive. Secondo me OneDrive. Io su OneDrive. Raga, OneDrive, a parte un fatto che voi la conoscete bene, eccetera, ma quello che vorrei dire ai nostri amici ascoltatori è che OneDrive è il modo giusto per creare degli spazi condivisi in un sistema che è una cazzata. Cioè, riusciamo a creare delle aree dove riusciamo veramente a contribuire tutti con del materiale, delle foto, dei video, eccetera, che sono, cioè, con veramente una conoscenza basica. Quindi, anche per dire, siete tutti una famiglia, OneDrive, no, non mi fare il disco sopra. Casa. Sì. Però, ottima per idea. Dirti, ti fai un bel OneDrive, tutti buttano il disco sopra, quando devi andare dal fotografo, non hai le foto compresse mandate su WhatsApp, che poi le vogliono stampate grandi come se fossero una gigantografia, e il fotografo guarda e fa sì, ok, qua è la faccia di tuo figlio stampata, mi diventa 3 quadrati. Il fotografo di agire su Telegram. Bravo, ci sono dei fotografi che non sanno neanche cosa dire. Esatto, esatto. Però diciamo che se già ce l'hai sul drive, gli condividi la cartella e gli dici stampa tutto quello che c'è qua dentro. No, sicuro. Me una bazzica quale, due mani. Quale usate voi? OneDrive, Google Drive, Dropbox? Tutto. Tutti sì, e tre, eccolo. Sì, più o meno sì. Più di tutto Google Drive adesso, ma perché ho vinto dei giga facendo entrare la gente, roba del genere. Sì, come Zoom che hai la versione infinita. Ma non so perché. Matti si è rubato minuti a Zoom. Mi regalano le cose, ma non so perché. Sta rubando i minuti. Signor poi, Vodafone, faccia esempio, attenzione, ruba i giga. Una roba che uso tantissimo, ma non per lavorare, ma per trovarmi, ad esempio, cioè tutti noi per lavorare abbiamo delle testate di riferimento, di settore, eccetera, eccetera. Io Topolino. Ho impostato... ho impostato Zest a ogni nuova apertura delle schede sul mio browser. Zest è praticamente... Non lo conosco, Sto guardando anch'io, non lo conosco. Zest è un programma che serve, è un raccoglitore, serve a dire, gli metti dentro gli argomenti che a te interessano, che ti servono, che ma che come vuoi. Feedly? Sì, è una roba tipo Feedly. Ok. Però hanno fatto ancora meglio, è implementabile con estensioni e tutto su... Ma scusa un po', Chrome. Zeta, Empoli, Savona, Torino? Esatto. Ok, lo sto cercando. Sì, continua. Tu gli dai i tag ai vari argomenti e lui semplicemente ad ogni apertura ti fa un refresh di tutti quelli che sono usciti. Ah, sì. E tra l'altro cosa fa? Mixa sia per ordine temporale che per numero di interazioni, eccetera, eccetera. Quindi tu riesci a avere diversi blog che ti danno degli articoli. Ora, ad esempio, io cosa ho fatto? Lo uso per tutte le fonti straniere, cioè ho tutti gli articoli inglesi o podcast o roba del genere sul mio lavoro. Però può essere un ottimo strumento per dire, guarda, sto lavorando, apri un nuovo coso, cioè una nuova scheda, dai una rapida occhiata e dici, ok, c'è qualcosa che può interessarmi anche per dopo? Bene, no, via, Sì. Navigare. Così io faccio così con Feedly, però adesso lo provo questo. Lo provo anch'io. Questo è un po' più... Gratuito, com'è? Sì. Sì, è gratuito, assolutamente gratuito. E poi un altro programma gratuito che io uso molto, ma per scrivere i post in inglese, eccetera. Blocknote. No. Si chiama Grammarly. L'avete sentito, sì. Grammarly. Sì. Grammarly praticamente ti si inserisce sul tuo browser di navigazione e Better Clear Write, ok. Sì, ti aiuta a scrivere in inglese, ti suggerisce la versione premium, logicamente ti aiuta di più, come tutte le cose, però anche Grammarly gratuito. Ma che figo, sto guardando. Addirittura mentre scrivi post Facebook, ad esempio, o su un altro qualsiasi social, lui si integra e ti viene subito in aiuto. Bello. È figo. Siamo quasi utili.
Veramente, abbiamo detto poche cacate, però cose utili, stiamo peggiorando. Sì, ma è stata un'ora di concentrato, cioè sapienza, questo. Veramente, lo metto a pagamento, premium. Mettiamo questo. La versione premium questa qua, ci sta, che cavolo. Fatta coi soldi di Zoom. Un'altra cosa fantastica di questi giorni qua, tutti che ha ricevuto gratis Mattis. No, è che tutti fanno contenuti gratis in questo momento. Però secondo me è troppo, cioè la gente non sa più cosa scegliere. Quando c'è troppa roba, il fatto che tipo le mie statistiche siano andate su è perché non ho pubblicato niente, è perché secondo me c'è fin troppa roba. Vabbè, io ti dico, dal mio punto di vista ho avuto una settimana veramente di fuoco lavorativa. Lascia perdere. Esatto, perché? Perché... venerdì ho fatto uno dei delle giornate continuative con più argomenti diversi nella mia vita, mai successi di affrontare 15 progetti magari diversi nell'arco di una giornata e dover essere sempre preciso. Infatti ho paura di aver fatto qualche cagata, ma speriamo di no. Mettiamo le mani avanti nel dubbio. Tipo adesso Ravera vende cavalli. O Audi. Però ti dico, il problema adesso è che tanti mi hanno chiesto di fare in modo di rimanere a contatto col pubblico. Tutti stanno cercando di far quello. Il problema di muoversi sempre in blocco è un problema che c'è, però è un po' tutta la nostra società che si muove in blocco. Ah, certo. In questo momento qua è vero che tutti stanno creando troppi contenuti, tanti contenuti, però è anche vero che c'è un afflusso di pubblico molto più alto rispetto al solito, sì. Quindi i contenuti vengono distribuiti sempre più o meno in maniera uniforme. Poi però considero questo periodo considero istruttivo, perché comunque chi sta lavorando bene adesso a livello di contenuti, anche chi non ha mai fatto assolutamente nulla per la propria azienda, una volta ritornati alla normalità, se continua, ha una buona scuola sulle spalle, insomma. Sì, cioè, quindi... dipende chi l'ha seguito anche, secondo me, perché se continua a farsi seguire dal cugino, dal... mettiamo il presupposto che qua non devono entrare i cugini o... No, lo so, però... Cioè, sì. No, però ti dico che la spontaneità comunque è importante, specie in un momento come questo. Andare a creare contenuti, e lo dico contro il mio interesse, andare a creare contenuti troppo strutturati su certi tipi di... Allora, un conto è se ti devo andare a fornire un servizio. Allora, se io ti devo fornire un servizio di qualche tipo, la comunicazione comunque deve essere sempre di livello, perché io il servizio ci accedo e lo pago in base a come mi viene comunicato. Cioè, il prodotto deve essere di qualità, deve essere comunicato bene, deve essere impostato bene. Allora, lo pago caro. Però invece se io devo cercare di star vicino alla mia utenza e di ricordargli la mia presenza eccetera, non è il caso assolutamente di andare a tirare su dei circhi troppo complessi, perché di base devo solo fargli vedere che anch'io ho dei problemi, che anch'io ho delle difficoltà, ma ci sono. Quindi vai ubriaco dei clienti? Quello è... Non è si che... ubriaca a casa in questo momento. si fa trovare ubriaco a casa. La cocchina è per smaltire, perché ho fatto tante call in sti giorni, quindi... Madonna. Io credo di essere arrivata a 15 un giorno, una roba incredibile. 15 cosa? Call. Ah, call. Ero fermo sui litri. No, call. Cioè una roba... Vabbè, sì. Tipo credo il massimo venerdì. Uno dopo l'altro, proprio. Ah, ho cominciato già a giocare. Venerdì è stato infernale, cioè abbiamo iniziato tutti alle 7, io ho finito alle 8 e mezza di sera. Idem. Ma senza mangiare praticamente pranzo, eccetera, cioè proprio una roba, è stata infernale. Però arrivati alla fine della giornata, ad esempio, siamo riusciti a chiudere dei progetti realizzati nell'arco di niente. E abbiamo lavorato un po' stretti, però... Poi venerdì c'è arrivata la nuova connessione in ufficio, ma cioè, non l'ho usata. Voglio dire ancora una cosa che dico sempre con Salvo, meno male che siamo miliardari, tra l'altro. Già, è vero, tra l'altro, sì, perché vero. Mi devono anche consegnare il Porsche, ma vacca puttana, niente. È la pandemia, che cazzo. Ma
Ma mi hanno detto che non gli attacca la ruggine la pandemia, quindi... No. Io se posso dire, c'è gente che dà veramente tutto per scontato, ma un grazie anche, cioè gli dai la, magari la soluzione, il tutorialino, eccetera, non ti rispondono neanche più, poi li vedi online. A me piacciono quelli che esordiscono su WhatsApp o su quello che è, senza salutare, con la domanda. Pum. Perché fa così? Ciao, fa così perché? Io ti dico, dal mio punto di vista sono fortunato perché ho clienti molto educati. Mm-hmm. Cioè apprezzano molto anche il fatto che, ad esempio, ieri, oggi stiamo registrando in un lunedì, ieri ho sentito diversi miei clienti, nonostante fosse una domenica surreale che assomigliava al venerdì, che assomigliava al sabato, tutto un po' mischiato, eccetera, però ieri ho sentito dei clienti e loro mi hanno chiesto scusa se ti disturbo la domenica, eccetera. Ieri sera, pensate che un mio cliente mi ha telefonato tipo alle 8:30 di sera chiedendo perché appunto aveva la Smart TV disconnessa. Questo cliente lo conosciamo tutti bene, poi vi dico chi è. Ciao Simo! Ciao Simo! Scemo! Scemo Simo! Ma se io buco una ruota di uno dei tuoi furgoni, mica chiamo il meccanico, pirla! Ma pensa a te. Anche lì, quando conosci uno che sa fare una cosa, poi per una minchiata gli chiedi qualunque cosa. No, era davvero in difficoltà, al di là della battuta. Non aveva più la password del suo wifi. Okay, potevi separarla tu. Lo sapevo io poi. Hai provato a girare il wifi, magari c'era scritta, sai, nella scatola. Era complessa. Allora. Simone, mi senti? Simone! Tanto non ascolterà mai. Andiamo a dormire. No, a dormire un cavolo. Adesso si mette a letto la pupa, si guarda qualcosa per 2 minuti perché poi mi addormento. Sapete cosa faccio io adesso? Invece porto a farla pipì il cane. Ecco, scendo il cane che pipì. Lo esatto. Come si chiama il tuo cane nuovo? No, non è nuovo, è vecchio. Quanti anni ha? No, quello vecchio era Bilbo. Questo qua è Ivan. Ha 9 anni. No, Ivan. Come Ivan Drago. No, in realtà come Ivan il Terribile di Fantozzi. Ed è un altro toporagno tipo quello che avevi prima? È uno Shih Tzu. L'altro non era un toporagno, era un carlino. Ed era bellissimo. Cerca lo Shih Tzu. È quello sembra peloso, una marca di cellulari giapponese. Sembra, hai presente lo Swiffer? Shih Tzu. Quello per spolverare. No, Shih Tzu. Sì, quello per spolverare. Okay. No, madonna, ma che brutto. Ma vaffanculo, ma adesso te hai le cose belle. Cacchio è? No, io ho dei cani bruttissimi. E c'ho il cane, guarda il gatto così e guarda... Scusa, lui è specializzato in social per cani, cioè detto così è brutto, però... Se tu chiedessi alla tua socia, direbbe che il cane è bellissimo. Si è tolto le cuffie. I miei cani sono bruttini, infatti stanno abbaiando adesso. No, ma i miei cani sono molto brutti, però questo cane qua è proprio un po' strano. Ma cosa ha di strano? Il pelo lungo. È piccolo, ha il pelo lungo. Poi lui nello specifico è stupido, però... Sai poi che quasi preferivo il Carlino? È una bella gara, cioè, sono tutti e due brutti, però ti dico... Basta, non sei più mio amico. Un'amicizia rotta così. Allora, io non ce l'ho il cane. Ce l'ho sempre avuto, non ce l'ho. Da quando sono venuto ad abitare in Savigliano ho sempre avuto i miei due gatti. Ti sei imborghesito. Prenditi un cane pelato. No... Ma esistono? Non sono i gatti, sono i pelati. I gatti sono i gatti. I cani non lo so, magari sì. Ma possiamo rasare il mio? Magari diventa bello. Sotto magari c'è della bellezza. Sì, sì, sotto sotto. Sul cane di Dazzo, ok. E si conclude così. Beh, no, mi piace, dovremmo farlo tutte le settimane, secondo me. Cosa? La nerda consulta in questo modo. Ma sì, ma così è fattibile, non dobbiamo spostarci. Era solo mesi che lo dicevo, ma va bene. Ma sì, ma noi... Abbiamo dovuto aspettare la pandemia per... Pensa che casino ho dovuto mettere su per fare... Io e Ale non ci fidiamo nei mezzi tecnologici. È solo da 2 sere che proviamo a giocare un cazzo di FIFA 20 e non riusciamo a collegarci in uno contro uno. Cioè, ma è possibile. Anche qua, Dottor FIFA 20. Fai uscire un gioco che ti farà intascare milioni di euro.
ma non riesce a fare una merda di server che faccia combaciare due connessioni uno contro uno. Perché io posso giocare contro tutto il mondo, ma non riesco a spaccare la testa a Giusiano. Cos'è sta storia? A parte che è da vedere. Però ti dico, la cosa che fa più incazzare è che non guadagna tanto al rilascio, ma dopo. Quindi, se non lo vuoi sistemare subito, ma visto dopo, che poi guadagni miliardi, ma prenditi un giorno, una settimana, un mese, e poi sistemalo. Quanto sta diventando questo gioco adesso? Sta diventando sovranisti di FIFA, sappiate. Sì, e deve diventare un server italiano della GD System. Sì, messo in casa mia che lo controllo io. Ecco. Così. Bello. Allora, io voglio, basta, ciao. Ci vediamo, basta. Grazie mille. Potrei anche far uscire video, questa si cosa. Adesso vedo. No, ma si conclude così? No, perché ma io sono arrivato alle conclusioni con un aforisma. Ed è Ale è quello più vicino all'aforisma. Cioè, tira fuori l'aforisma, per favore. Arrivo, L'aforisma. Ma puoi tirarlo fuori anche no sense, cioè proprio basta qualcosa per chiudere. No, stava meglio quando si stava fuori. No, aspetta, perché il batterio qua, del lui... vicino è sempre più bello. Non so. Aspetta, perché qua siamo su un praticamente... un sito che sta diventando una religione, aforisticamente.com. La vita è l'arte di trarre conclusioni sufficienti da premesse insufficienti. È il nostro programma, quindi. Sì, è il riassunto. Effettivamente, bravo! È il riassunto, ci sta. Volevo solo dire a Pierre che non è difficile usare frasi di altri per esprimere se stessi, scemo. In realtà basta avere quell'espressione seria, quei 3 secondi, e poi fare una pausetta alla fine e poi ricominciare a parlare. Quello che hai fatto tu adesso. Cioè, quella cosa lì. Vabbè, dai. Sei un potenziale Pierre. Hai un futuro. Sangue nelle vene. Il DNA non mente, esatto. Va bene, buonanotte ragazzi. Buonanotte, ci vediamo. Buonanotte e buone botte, come al solito. Prossima settimana, allora. L'avete ci sto. Detto. Ci sto. Sì, live dalla quarantena, quindi bella. Bene. Sì, ma la prossima settimana saremo tutti fuori, bene, dai. Ah, sì. Sì. Sto schiumando, ragazzi. Oh no! Aspetta che ti mando una foto del giro che ho fatto oggi, così almeno sei un po' meno incazzato, dai. Cosa? Ho fatto una foto di un bel panorama. Hai fatto tipo Runaste? Ah no, ho capito, adesso mi mandi qualcosa di super simpatico. No, una foto di un panorama, sul serio. Ah. Voilà. Via. Ah sì? Facci stare. Hai visto? Sono un bravo cucciolo, sono. Ma dove l'hai mandato? In chat? Sì. No, assieme alle foto WhatsApp. Dei piedi. Sì. Aspetta. WhatsApp. Mi devo aprire WhatsApp, aspettate. No, c'ho il cellulare qua, posso fare che poesia. Comunque sono veramente sexy in queste inquadrature qua, pazzesco. Sembri Conte. Che bello. Tutta la sera che mi guardo, che donna fortunata che sei, Teresa. Adesso faccio una Stifler. Il clone di Stifler. Farò un'idea. Che bello. Guarda, ci sono anche altre foto che sì, chiudi in fretta, chiudi in fretta. Oi. Siete voi che mandate roba. Metti la banda bassa dopo. Ciao, raghi, buona serata. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.